Le prime emozioni, sensazioni dopo questa sconfitta? Manco le parole, fa male, fa molto male, perché ci tenevamo, l'avevamo messo sul binario giusto, secondo me la stavamo anche gestendo bene, dovevamo fare il 2-0, abbiamo avuto l'occasione, poi siamo calati un po' fisicamente, abbiamo fatto fatica agli ultimi minuti, hanno trovato questo pareggio su dei rimpalli, poi siamo stati un po' ingenui perché la voglia di cercarla di vincere ci ha portato a sbilanciarci e alla fine abbiamo preso questo gol che rovina ulteriormente, ecco, la partita e quindi adesso però mancano ancora 2 giornate, cerchiamo subito di cancellare questa partita anche se fa molto male, però dobbiamo guardare avanti perché non è finita qua. Era successo pochissime volte che il Parma si è fatto rimontare, come si diceva prima, era una delle qualità positive. Avete peccato in cosa soprattutto, secondo te? Ma è stata una partita particolare, molto, molto sentita, abbiamo speso molto a livello fisico su un campo dove comunque la palla schizza e quindi è diverso rispetto al campo nostro. E eravamo altri, anche questa partita qua, dei ragazzi che tornavano comunque da infortunio, quindi inevitabilmente negli ultimi minuti perdi un po' di lucidità e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Nel finale è successo un po' di tutto. L'arbitro a un certo punto è sembrato anche aver perso però il controllo della partita. Tu che eri capitano, hai parlato con lui, a un certo punto è successo quasi di tutto nel recupero, non si è più giocato, panchina del Cesena che arriva a ridosso della panchina del Parma, espulsioni, mezzeris. Sì, al momento in cui loro sono rimasti in 10 è successo un po' di tutto, perché comunque noi volevamo recuperare la partita e cercarla di vincere. E loro a quel punto là gli andava bene anche il pareggio, hanno trovato il 2-1 e poi l'hanno messo sulla rissa, cercando di perdere tempo. Quindi questo fa parte del gioco, non è che ci dobbiamo attaccare a queste cose qua. Noi dispiace molto perché, come ho detto prima, secondo me abbiamo fatto per 80 minuti una partita non facile su un campo molto difficile, dove comunque loro hanno quasi sempre vinto, tranne l'Empoli, mi sembra, se non sbaglio, un'altra squadra hanno vinto qua, quindi cerco di vedere le cose positive che abbiamo secondo me fatto una grande gara, peccato quei 10 minuti finali che hanno rovinato un po' questa giornata che ci permetteva di stare davanti ancora al Frosinone e all'Empoli. Al Palermo, scusate. Sensazione che adesso dobbiate recuperare anche e soprattutto le energie mentali, insomma, prima che fisiche. È un gruppo che ce la può fare da questo punto di vista. Ma come ho detto prima, adesso è normale che ci sia sconforto, fa male, però adesso da domani dobbiamo cercare di cancellare perché, come ho detto, ci sono 2 partite, può succedere tutto e poi eventualmente ci sono i playoff. E anche l'anno scorso noi ci siamo passati, ci davano per morti tante volte, quindi adesso questo è il momento in cui si vede la squadra, si vede il Parma e dobbiamo cercare, ecco, come ho detto, di cancellare e ripartire. Senti, la classifica adesso diventa quasi un peso da vedere, il secondo posto non si deve più guardare, secondo te o bisogna comunque continuare a guardare avanti, perché quello col Bari diventa uno sconto diretto sostanzialmente anche per i piazzamenti eventualmente. No, secondo me non dobbiamo guardare la classifica, nel senso che adesso c'è il Bari. È uno scontro diretto perché comunque devi cercare di vincere uno per trovare la posizione migliore nella griglia dei playoff. E poi, come ho detto, non si sa mai cosa può succedere, quindi guardiamo adesso la prossima partita contro il Bari, contro una grande squadra, una squadra costruita per andare su e quindi ce la giocheremo. Cerchiamo di subito cancellare e lasciarci dietro questa partita che, come ho detto prima, fa male.